Inno alla vita è il tema di una serie di manifestazioni che avranno inizio nel pomeriggio del giorno dell'Immacolata. In prima fila, noi oltre al teatro, i ragazzi hanno già iniziato le prove per questo evento. Abbiamo con noi la regista Rita Maria Mancuso, alla quale ti chiedo che cosa state preparando. Allora, noi oltre il Teatro San Francesco di Paola delle Comunità Ecclesiali Sant'Anna San Francesco di Paola, con il nuovo parroco Don Mario, ha avuto l'idea di realizzare un progetto che interamente prende il nome di Inno alla Vita, all'interno del quale ci saranno tante attività, tra cui anche uno spettacolo dal titolo anch'esso Inno alla Vita. Si tratta di un metateatro realizzato sempre dai ragazzi di noi oltre il teatro, ma sono tanti coloro che stanno collaborando. Una mostra di abiti antichi per i battesimi. Che tipo di giudizio dà a questo tipo di iniziative? L'iniziativa è interessante, legata all'inno alla vita, che la vita ha due dimensioni: la vita materiale, che è un dono di Dio e bisogna sapere utilizzare bene per la nostra felicità, la vera felicità. E poi la vita spirituale, quella che consiste nella vita divina, e quella viene data con il battesimo. Ecco qui, quindi, l'abito bianco indica esattamente questa vita divina nuova che ci è stata data. Tu ti chiami? Alice Arriolo. E qual è il tuo ruolo, Alice? Io faccio parte appunto del gruppo Noi Oltre il Teatro e stiamo organizzando proprio il nostro personale tributo alla vita, e proprio per questo abbiamo avuto un grande affetto, come sempre, da parte della comunità di San Francesco di Paola e Sant'Anna e da parte di Don Mario, che ci ha appoggiati con grande partecipazione. Tu ti chiami? Io mi chiamo Antonino Baglio. Qual è il tuo ruolo in questo spettacolo? Io interpreto uno, diciamo, degli amici in questo bar, che, diciamo, discuterà di argomenti sulla vita. Diciamo, citerò poi alcune frasi del filosofo Seneca.